Esprimi il tuo desiderio. Desidero che esca un gioco di Dragon Ball bello. Questo non posso farlo. No, Watch Mocho. Fare una top 10 di giochi di merda di Dragon Ball è facile. Trovarne 10 buoni è la vera sfida. Certo, bisogna chiudere qualche occhio, ma si può fare. Sigla. Dragon Ball Z, GT, Z, GT, Z. Che palle! Qualcuno si ricorda che esiste anche Dragon Ball? E basta? In Dragon Ball Advance Adventure si molestano vecchie, ragazze, bambine. No! È un mezzo picchiaduro a scorrimento, mezzo picchiaduro uno contro uno classico. Le manovre non sono moltissime, ma d'altronde il GBA aveva 4 tasti in croce. Fare più di così sarebbe stato difficile. In portatilità comunque ci sta. Il meglio di sé lo dà sicuramente su Game Boy Micro. Sin da bambini, tutti abbiamo sempre sognato una cosa: vedere la fusione tra Junior e Krilli. Io no. Beh, con Dragon Ball Fusions questo è possibile. Questo è molto altro. Ora vi elencherò altri 10 motivi per cui si dovrebbe giocare questo gioco. Vabbè, ormai l'ho comprato, tanto vale finirlo. Chissà chi potrebbe essere il boss finale. Aspetta, aspetta. La fusione fra Freezer e Cell, Super Saiyan. Ancora il GBA, una console, una certezza. Fate sparire Dragon Ball Taiketsu dalla mia vista. Portate dentro Legacy of Goku. Vediamo un po' di gameplay. Ah no, intendevo Legacy of Goku 2. Ottima strategia. Fare un gioco di merda di proposito per poi fare un seguito con un sacco di migliorie che in confronto sembra un capolavoro. Credo che questi siano i giochi che hanno coperto per la prima volta tutta la storia dell'anime mango di Z. Sì, ok, però copre la saga di Goku che prende la patente? Non ci posso fare nulla. Io adoro questo Super Saiyan Densetsu di merda. Questo è un remake e una fusione di due vecchi giochi per NES. Perciò è un JRPG completamente sbagliato. Incontri casuali ogni passo, combattimenti lentissimissimi. Però era figo lo stesso. Si poteva allenare tantissimo Krilli per poi fargli sconfiggere Freezer. Ah, Vegeta poteva diventare Super Saiyan, Yamcha poteva battere il Saibaim, e tanto altro ancora. Ok, graficamente faceva un po' schifo, ma resta comunque meglio di Dragon Ball Super. Eccolo là, Attack of the Saiyans, l'ennesimo gioco di merda. Che capolavoro questo Attack of the Saiyans. Certo, in alcuni momenti sembra quasi di giocare Attack of the Fillers. Si sarebbe potuto arrivare almeno fino a Freezer. Invece no, teaserino finale e seguito mai uscito. Forse a causa di basse vendite. Ma comunque dai, alcune trovate carine ci sono. Per esempio Tenzing può usare l'onda sigillante per catturare alcuni dei nemici. Ciao a tutti. Oh, giochino originale veramente divertente. Credo che sceglierò... No! Ma io Kakarot lo volevo open world. Molto meglio avere grandi aree vuote rispetto a piccole aree vuote. Almeno è un gioco di ruolo. Non vedi? C'è un albero delle abilità. Inoltre, da non sottovalutare, Kakarot forse è l'unico gioco che oggi può quasi sostituire l'anime mango. Infatti è quasi meglio guardarlo su YouTube che giocarlo. Vi prego, donatemi dei soldi. Ho bisogno di molti, molti soldi. Ah no, no, non devo comprarmi una casa, ma Xenoverse 2 con tutti i DLC. Contenutisticamente, questo gioco non si batte. Potenzialmente con sta cacata delle alterazioni temporali potrebbero andare avanti all'infinito. Se hanno finito le idee, posso inventarne qualcuna anche io. E se Broly venisse clonato? E se esistesse un pianeta Namek fasullo? E se il PvP fosse divertente? Questo è il preferito di molti giovani fan di Dragon Ball. Insomma, persone con il cervello poco sviluppato. Omosuroi. Stoppiamento! Perfect.
Il preferito della maggior parte dei fan, Budokai Tenkaichi 3. E come dargli torto? Un roster incredibile di 161 personaggi, tra cui Goku. E con le mod diventa ancora migliore. Peccato che proprio oggi verrà superato da Sparking Zero. 182 personaggi, tra cui Goku. C'è anche il guerriero più potente della galassia dell'Ovest. Vabbè, non lo vedo, però c'è, dai. E il Guinness World Record per il picchiaduro con il maggior numero di personaggi va a Dragon. Fighters. Ora con il rollback netcode. Saranno contenti questi 600 giocatori. Gioco di Dragon Ball con Metacritic più alto e il più venduto. Che sia forse il miglior videogioco tratto da un anime mango? Chi dice il contrario vuol dire che semplicemente non ha le mani. Ok, hanno cercato di renderlo più accessibile, ma siamo seri. Con l'autocombo non si va molto lontano. È giusto che vadano così le cose. Se sei grande, vinci. Se sei piccolo, muori.